essere un food and beverage manager nel 2020. Vediamo. Ciao, sono Paola Imparato, esperta di hospitality management, e in questo video scopriremo le regole d'oro per diventare un food and beverage professionista, avvalendoci anche dei buoni consigli del grande Velasco. Poi, se hai delle domande, non esitare a scrivermi nei commenti sotto il video. Ti risponderò con piacere sia per iscritto sia live su YouTube. Quindi, per esserci anche tu, iscriviti al mio canale e attiva le notifiche. Secondo Panorama, il food and beverage manager oggi è tra i 12 profili aziendali più richiesti sul mercato del lavoro. È una figura professionale che prevede molte responsabilità. Si occupa infatti contemporaneamente della gestione di più reparti, assicurando l'ottima qualità dei prodotti e servizi, la soddisfazione dei clienti e il controllo dei costi. Durante i miei corsi di Food and Beverage Management, i miei follower comprendono molto bene che per essere un professionista del settore, oggi il manager di un Food and Beverage Department deve considerarsi anche un project manager. Un project manager, infatti, pianifica, coordina, gestisce, monitora e porta a conclusione un progetto, rispettando sia le scadenze e sia il budget. Ogni attività nell'F&B department quindi dovrà essere considerata come un progetto, con un inizio e una fine. Alcuni progetti saranno piccolissimi, altri molto grandi, ma tutte le attività, se verranno viste come progetti da realizzare, sia da parte tua, sia da parte della tua squadra, i risultati arriveranno in maniera più fluida. Te lo garantisco. Il Food and Beverage Manager, per essere un Project Manager, ha 5 fondamentali regole da rispettare. Vediamole insieme. Reclutare i giusti dipendenti. Chi sono i giusti dipendenti? Sono coloro che possiedono le attitudini e le capacità che servono proprio a te e al tuo team per raggiungere il famoso goal. Sottolineo questo perché spesso mi dicono che i dipendenti non sanno far nulla. Allora mi chiedo, ma quando li hai selezionati per poi assumerli, quali sono stati i criteri che hai utilizzato? Delegare. La delega è un processo innaturale. Bisogna allenarsi. Un project manager però sa che non può fare tutto da solo. Senza una squadra non esiste neanche una posizione di gestione. Quindi se il tuo primo istinto talvolta è fare da solo, ripensaci. Da soli non si va da nessuna parte. Essere chiaro. Arriverai al goal solo se fai pieno affidamento sulla tua squadra. Attento però, i tuoi collaboratori non saranno in grado di realizzare ciò che hai deciso a meno che tu non fornisca indicazioni e direttive chiare, non solo sul particolare, ma sul progetto nel suo complesso. Valutare e gestire i rischi. Ogni attività presenta dei rischi e c'è sempre la possibilità che un progetto fallisca a causa di un rischio che tu hai trascurato. Essere un leader. Molto spesso, quando si gestiscono le risorse umane, si tende a concentrarsi soprattutto sulle loro abilità tecniche, non comprendendo che gli aspetti emotivi della persona sono molto importanti per determinare armonia in azienda. Ricorda sempre, un dipendente felice è molto più produttivo. E a riguardo ti consiglio di guardare il video sulla leadership che ho già postato. Sono una fan di Julio Velasco. I suoi bellissimi interventi sulla leadership sono pratici, chiari e utilissimi. Vediamone un piccolo sunto. Secondo Velasco, uno dei punti fondamentali affinché tu possa essere un buon leader, ed io convengo in pieno, è che tu comprenda che quando sei allenatore non giochi più, organizzi la squadra. Quindi non puoi fare tu un lavoro al posto del tuo collaboratore solo perché adesso fai prima a farlo anziché spiegarlo. E allora domani lo rifarai tu? Se in azienda ci sono state delle defaillance di servizio, non cercare il colpevole di quanto è accaduto, cerca prima il motivo. L'errore fa parte del processo di apprendimento, non si può imparare nulla senza sbagliare, lo dice il grande Velasco. Se vuoi che la tua squadra passi da essere una buona squadra a una delle migliori, i membri non potranno migliorare su tutto ciò che oggi fanno bene e potrebbero far meglio. Loro devono eccellere maggiormente su ciò che sanno fare meglio. Velasco racconta la storia di un suo attaccante che aveva l'ambizione di migliorare su tanti aspetti che non fossero strettamente legati al fare canestro. Ma per lui non era un buon modo di lavorare. Gli disse, tu migliora in cosa sai fare meglio.
e i tuoi compagni faranno altrettanto. Solo così diventeremo una squadra invincibile. E così fu. Abbiamo tutti bisogno di riconoscimento, ma secondo Velasco le donne un po' di più. Noi donne, se non svolgiamo bene il nostro lavoro, siamo molto critiche con noi stesse. Miriamo all'eccellenza sempre. Quindi non far mancare la pacca sulla spalla, soprattutto se gestisci le donne. Bene, se desideri diventare un food and beverage manager professionista, non esitare a contattarmi attraverso il link sottostante che troverai nella descrizione del video. Inoltre, sappi che dall'inizio del 2020 creerò una community di miei fedeli e fedelissimi, dove posterò video esclusivi sul food and beverage cost control, sul revenue management sia ristorativo che alberghiero, sul web marketing specifico per il settore Horeca e tanto altro. Se riuscirai a far parte della mia community, nell'anno indirò un concorso per la partecipazione gratuita ad un webinar one to one con me, per confrontarti sulla gestione del tuo locale o del tuo albergo. Perciò, cosa aspetti? Iscriviti al mio canale. Buona giornata.